Bene il piano strategico nazionale della portualità e della logistica lanciato dal governo, ma occorre fare presto perché si rischia uno stallo delle merci e un blocco nello sviluppo di un settore che vale il 3% del PIL, ovvero 40 miliardi di euro. È il pressante appello lanciato dal presidente di Assoporti, Pasqualino Monti, durante il convegno promosso dall'autorità portuale di Civitavecchia e dall'International Propeller Clubs, che si è svolto al Forte Michelangelo di Civitavecchia. Si parla di un piano che al suo interno affronta l'incrocio tra domanda e offerta di mercato, che porta all'attenzione del cluster alcuni punti che il cluster aspetta da tempo, ossia procedimenti e processi di semplificazione delle procedure, quindi di sburocratizzazione delle procedure di sdoganamento delle merci e di tutte le procedure tecnico-amministrative che ci sono in ambito portuale, della razionalizzazione del sistema portuale, del potenziamento del ruolo del Ministero e quindi della Direzione Generale dei Porti. Insomma, affronta una serie di temi che per noi rappresentano un passo decisamente in avanti rispetto all'attuale situazione. Per garantire lo sviluppo dei porti è fondamentale il ruolo delle capitanerie di porto. Gigantismo navale e mancata infrastrutturazione dei porti sono due elementi che ci pongono in contrasto con quello che è la capacità e lo sviluppo dei porti nostri. Ma proprio l'autorità marittima riesce a governare questo fenomeno adottando quelle misure che permettono alle navi di grosse dimensioni di poter operare nei nostri grossi sorgitori.